Perché cercate fra i morti uno che è vivo? Cari amici, buona Pasqua, il Signore è veramente risorto. Abbiamo camminato in queste settimane in una specie di ricerca di autenticità profonda per poter celebrare in questa settimana la straordinaria avventura del Signore Gesù e la sua definitiva manifestazione al mondo. Abbiamo vissuto dall'ultima settimana ad oggi, da Domenica delle Ceneri, giorno per giorno, l'ultima settimana di vita del Signore, i suoi sentimenti, le sue emozioni, gli eventi. Ci siamo radunati, chi ha potuto, spero molti, il giovedì, il venerdì e il sabato per rifare la cena, quell'ultima cena che è così preziosa per noi cristiani. Abbiamo passato la notte in preghiera, occhieggiando Gesù, che nel Getsemani sceglie di donarsi totalmente. Lo abbiamo accompagnato attoniti da lontano come i discepoli mentre veniva appeso ad una croce. E dopo il terribile sabato di attesa, un sabato in cui la Chiesa si siede alle soglie della tomba del Maestro per piangere il suo Signore, questa notte, durante la veglia pasquale, in tutte le chiese del mondo, dalla grande Basilica di San Pietro al Santo Sepolcro a Gerusalemme, fino alla piccolissima comunità cristiana in una favelas di Rio de Janeiro, abbiamo ridetto questa notizia. Perché cercate fra i morti uno che è vivo? Corrono Pietro e Giovanni, corrono perché le donne che sono andate per imbalsamare Gesù hanno detto che Gesù non c'è più. Corrono, non hanno più paura. Corrono per arrivare appena fuori dalla porta, attraversando, io mi immagino la scena, sono appena reduce da Gerusalemme, in mezzo al souk, quando i mercanti stanno tirando fuori le loro spezie, le loro verdure, le loro carni, e vedono questi due che come due matti corrono a cercare che cosa? Per ridire ancora una volta che quella tomba è vuota. Guardate, è impressionante questo, perché tutta la nostra fede, tutta, è concentrata su una tomba che potete ancora vedere andando a Gerusalemme. Certo, è difficile riconoscerla perché nella storia è successo di tutto, da sultano pazzo che l'ha fatta smantellare con uno scalpello pezzo per pezzo, agli incendi, ai litigi fra i cristiani. Eppure quel luogo così brutto da vedere, perché è il segno della frammentarietà del cuore degli uomini e dei cristiani in particolare, è lì, con tutta la sua dignità, una tomba vuota. Non celebriamo dei resti mortali, non il Milite Ignoto intorno a cui costruiamo un gigantesco monumento, orribile peraltro, a Roma. È una tomba in cui non c'è nessuno. Dice San Paolo, se Gesù non è risorto, vana è la nostra fede. Ma noi crediamo che Gesù è risorto. Anche noi corriamo e vediamo niente. Anzi, per essere precisi, alcuni sostengono che ciò che videro Giovanni e Pietro è il telo, il lenzuolo, il sudario e la sindone come svuotati, afflosciati, come se il corpo di Gesù fosse scomparso senza spostare nulla di tutto ciò che lo rivestiva. Gesù è veramente risorto, non rianimato, non vivo per sempre nei nostri ideali, hasta la vittoria sempre. Gesù è veramente risorto. E questa notizia così sconcertante, così difficile da capire e diciamo pure anche da accettare, è il cuore della nostra fede. Avremo ora 50 giorni per celebrare la Pasqua, per convertirci a risorto. Non è facile, non è evidente. Dobbiamo affrontare molti dubbi, molte difficoltà, ma anche molte solitudini. Sarà interessante seguire il percorso fatto da un grande discepolo, Pietro, uno dei primi a essere presenti eppure l'ultimo a convertirsi, non perché non crede che Gesù è risorto, ma perché è talmente chiuso nel suo dolore, nel suo piccolo mondo, nel suo tradimento che non riesce a superare, da non accorgersi di quello che significa. Amici, se Gesù è risorto vuol dire che adesso, quando finirà questo video, potete chiudere gli occhi e pregarlo perché Egli è lì. Se Gesù è risorto vuol dire che tutto ciò che Egli ha detto, che Egli ha fatto, non è una saggia parola di uomini, ma è la parola che Dio stesso ci ha donato.
se Gesù è risorto, significa che tutto ha un senso, significa che quest'idea che Gesù ha del volto di Dio non è una bella immagine poetica, non è una sensibilità spirituale particolare, è la verità. Se egli è risorto, è veramente ciò che ha sempre detto di essere, il volto stesso di Dio. Gesù è veramente risorto, e allora davvero il nostro cuore si gonfia di gioia. Gioia che non è un'emozione, la gioia cristiana è una tristezza superata, gioia che è in certi momenti anche la consapevolezza faticosa di tutto ciò che dobbiamo fare, gioia che è, come sta succedendo qui a me, guardare oltre. Sapete, in montagna succede questa cosa bellissima, io qui non sono molto in alto, sui 3000 metri, ma alle mie spalle intorno a me ci sono ancora un sacco di montagne, e se salissi ancora più in alto ne vedrai altre. Così è nella vita, quando riusciamo ad arrivare a una vetta, subito questa ci svela qualcos'altro. Ecco, la risurrezione ci dice che c'è un orizzonte oltre la vetta più alta, che è la presenza di Dio. Il nostro mondo allora diventa come un grande mosaico in cui Dio sta disegnando e costruendo un progetto d'amore di cui noi possiamo far parte. Il nostro mondo allora è come un bellissimo, straordinario, complesso, spettacolare tappeto persiano. E noi vediamo il contrario, no? Dietro il tappeto sapete cosa vedete? I nodi. E non vediamo la trama che si sta disegnando. Gesù è veramente risorto, allora, come ci suggerisce la liturgia di oggi, se Cristo è veramente risorto, cercate le cose di lassù, dove sta il Signore assiso alla destra del Padre. Vogliamo allora stare con i piedi ben piantati in terra e con lo sguardo che va oltre l'orizzonte. Se Gesù è risorto vuol dire che lo possiamo incontrare. Se Gesù è risorto vuol dire che come Chiesa abbiamo qualcosa da fare, raccontare a tutti gli uomini che Egli è il vivente, che Egli è il presente. Gesù è risorto, cari amici, e noi con Lui. Vogliamo davvero lasciare che quella tomba vuota che abbiamo contemplato, io sono appena tornato con un gruppo di pellegrini dalla Terra Santa ed è sempre un'emozione arrivare lì in quella tomba vuota e poter dire ancora una volta: non è qui, è risorto. Smettiamola allora di cercare il Signore fra i morti, e cerchiamo Gesù fra i morti quando la nostra fede diventa abitudine, quando la nostra fede diventa, stanca consolazione, quando la Chiesa diventa una specie di agenzia di collocamento spirituale e la fede diventa, invece che l'esperienza straordinaria del risorto, una assicurazione sulla vita per cui poi speriamo che il Signore non mi faccia venire un cancro. La fede diventa qualcosa di vivo e di gioioso e di straordinario, proprio perché ancora noi possiamo dire: il Signore è veramente risorto e noi con Lui. Allora davvero l'augurio che vi faccio e che mi faccio in questa Pasqua 2011 è di essere, di vivere più da risorti, ecco, diciamola così, cioè di essere capaci nella quotidianità di non lasciarci appesantire dalle cose, dalla vita, dalle situazioni, ma di andare sempre un po' oltre, di seguire i passi del risorto che ci conducono verso il vero volto di Dio. Buona Pasqua, cari amici, che il Signore ci illumini, che il Signore ci riempie di gioia.